Massimo prima diceva che la, insomma, la passione è nata frequentando la sartoria della nonna, però ti chiedo poi nel proseguo della tua attività professionale, ci sono state delle figure che sono state fondamentali nella tua crescita professionale? Beh, assolutamente, perché ho studiato con Piero Tosi per 3 anni e per 10 ho fatto l'assistente a Gabriella Pescucci, quindi più formazione di questa, direi. Due mostri sacri. Senti, ho letto da qualche parte che hai una collezione di vestiti, 400 vestiti. 4.000. Ah, 4.000, chiedo scusa, già me ne sembravano tanti 400. Epoca, sì. Ecco, allora ti chiedo, come li hai trovati? Dove li hai pescati e soprattutto dove li tieni? Perché tu avevi una specie di castello. No, castello no, però ho iniziato, avevo all'incirca 12-13 anni, spulciando gli armadi di famiglia, e ho trovato delle cose che mi sembravano all'epoca interessanti, ho iniziato da lì. E appunto, guardando i vestiti, piano piano si è consolidata questa passione per l'abbigliamento che ho portato avanti in tutti i miei studi, e tutti i miei soldi vanno là, cioè io non ho casa, non c'ho niente, ho solo i vestiti. Sono un deposito non vedete? Sì, no, il posto lo trovo sempre, riesco sempre a trovarlo, però ormai è come un asilo nido. Cioè, perché comunque una collezione di abiti d'epoca che parte dal 700, inizi 700 fino agli anni 40-50 o dei pezzi anche anni 80, insomma è un impegno perché bisogna cambiare le pieghe, ora non vi voglio annoiare con la mia collezione, però insomma è stato un bagaglio forte per il mio lavoro, perché come dico sempre, io odio la parola creare, perché secondo me la creazione oggi è in medicina, in tecnologia, non esiste forse, no? In musica sì. Però nel mio lavoro no, il mio lavoro si è bravi se si copia, cioè se noi copiamo e riusciamo a lo spirito di quello che tu vedi trasportarlo poi addosso alla gente, nello schermo, nella moda, ovunque. Senti, ma quel... Sì, tutti, c'hanno anche un nome tutti. Ah, ma che un nome? C'è proprio un nome. Ma poi questi li tieni così gelosamente conservati, sì, come dei liquidi, o li utilizzi qualche volta per... No, ho fatto delle mostre, ma devono essere accompagnati da me, li devo andare a riprendere, cioè proprio... Sì. Quindi mai arrivano sul set, però questi... No, mai, sul set. È una collezione. Quindi, sì, sì, chi c'è che colleziona le monete, i francobolli, le figurine, e tu collezioni abiti e vestiti, beh... Non siete molti, credo, a fare questa collezione. No, qualcuno c'è, però la mia è una delle più grandi, diciamo. Poi quando ho iniziato io trovavano ancora i pezzi, quelli belli, che nessuno voleva, la moda del vintage è una decina d'anni che c'è, prima non li guardava nessuno. Ma dove li vai a trovare? Ovunque. Non faccio aste perché mi sento male quando non riesco a comprare una cosa, quindi io le aste proprio mai fatte. Mercatini, antiquari, privati, ormai un po' mi conoscono e mi chiamano. Se avete dei guardaroba da smentire, credo che insomma c'è un interlocutore. No, io lo dico, cioè, vengono in casa di cura, non vanno dispersi, poi appunto chi riesce a fare delle donazioni, io raccolgo tutte le informazioni, insomma sono archiviati, e la mia idea in futuro sarà quella appunto di donarli in un posto dove possano avere vita futura, perché se io schiatto facendo le corna, tutti i miei parenti pigliano e buttano tutto ai mercatini, e quindi è stato vano tutto il mio amore per loro. Va bene, curioso, abbiamo scoperto anche qualche curiosità, come dire, extra cinematografica. No, frivola, credo invece molto, molto interessante.